Ciao amici di Vacanzalandia, sto sistemando le attrezzature che ho appena utilizzato per fare un servizio su un accessorio che presto andrà su Vacanzalandia e nello stesso tempo stavo riflettendo sulle mail e i messaggi che mi sono arrivate durante le vacanze di Natale, che sono appena finite, riguardo la vostra delusione su alcune strutture ricettive. Forse perché, come viviamo insieme, condividiamo insieme la stessa passione per le vacanze all'aria aperta come camperisti e campeggiatori, o forse perché confidate in noi qualcosa per qualche speranza per poter migliorare, il nostro settore, fa sì che mi avete fatto riflettere su come possiamo essere utili noi per poter dare una mano a questi imprenditori di strutture ricettive, o gestori, o titolari, o proprietari di aree camper e campeggi, affinché possano rispondere meglio alle esigenze dei camperisti e campeggiatori. Per fare ciò, ho pensato di iniziare a pubblicare video e post sul blog.vacanzalandia.com, facendo emergere queste vostre segnalazioni e dando dei consigli ai titolari e gestori di aree camper e campeggi su come migliorare la propria struttura affinché possano rispondere meglio alle esigenze dei camperisti e farli andare via più soddisfatti. Io vi posso dire che ce la metterò tutta, cercherò di sviscerare tutte le tematiche che possono essere apprezzate dai camperisti e sperando che gli imprenditori, questi imprenditori, possano recepirle e quindi attuarle affinché possiamo avere sempre una ricettività di più qualità e nello stesso tempo più rispondente alle nostre esigenze. Per questo, per ora è tutto, vi auguro buone vacanze Landia a tutti, continuate a seguire sul blog, soprattutto gli imprenditori e gestori, perché saranno pillole di suggerimenti molto utili per voi, che molto spesso si possono applicare senza fare investimenti di denaro. Basta soltanto modificare un po' la propria struttura o il proprio modo di approcciarsi con i camperisti che si ottiene un grande risultato. Ciao a tutti e continuo a sistemare le mie attrezzature.